Ecco, non ha scritto ancora dei libri, ma non si può dire, perché a forza di non arriva, non la vedo qui a non ha scritto ancora dei libri, però insomma si sta secondo me preparando. Antonella Elia. Bene. Non stava Redidio, appunto. Ci vado da turista. Dall'11 novembre questo diventa. Parliamo ancora delle vendette, quante altre? Avanti. Elia, lei non li conosceva. No, c'ha un'età che avrebbe dovuto riconoscere. Sì. Riconosceva. No. Beh, vabbè, però li doveva conoscere. Sì. Ma te ne sai? 30, il primo novembre. Siamo lì, dico. Come età? Tu li conoscevi, no? Che miseria, ma è che io a 33 riconosco anche Riondino che fa finta di essere giovane, diceva le parole insieme a Bruno Martino. Andava a scuola insieme quando cantava Bruno Martino. No, ma io mi ricordo questi, erano ai tempi quando li sentivo io, considerate una musica che uno non gli doveva piacere, invece in realtà poi entravano, suggeriscono e mi ricordano queste situazioni, le prime situazioni veramente ben descritte di spleen, di malinconia, di che ne so, di queste spiagge. Ma non spiagge. Andava mai a finire bene la storia loro. Malissimo. Cosa ha trovato in lui di tanto bello? A parte qui, però il passaggio è stato fra le canzoni tragiche e invece le canzoni, è vero, malinconiche, però portate con qualcosa meno. Ma poi sono molto complete, molto bello musicalmente. Le canzoni che finiscono bene sono brutte, diciamo la verità. Il primo successo di Bindi mica è stato ciao, è stato arrivederci. Come primo, come esordio, subito un addio era, sì. Bellissima, arrivederci, straordinaria, però insomma, lei non conosce. No. Deve provare una leggera vergogna. Io la provo. Benissimo, sono contento di questo. Vada al Fraiano a vederlo. Va bene. Le serve per, lo so, per la sua carriera? Lo so, per la mia cultura generale. Prima parlavamo di emozioni. Le serve per far entrare delle emozioni dentro. Ma mi entrano, Mi sono già entrate. Agostino prima lo vedevo che si emozionava. Faceva finta dall'anima. Magari, però si emozionava un po'. Vabbè. Dall'alto? Dall'anima. Ma dall'anima. Non ho capito. No, chiedeva da dove mi sono entrate le emozioni. Sarà pure uno che sta senza dove, però insiste, Dica. No, le dicevo, da dove entrano? Le emozioni. È una mia provocazione. Entrano. Capisci? Dall'anima. Nell'anima, nel cervello. Consigli per gli acquisti.